Ci troviamo in compagnia di Cristina Paesani, fotografa, nella mostra qui del grande maestro Gino Loperfido. Come inizia questa collaborazione con Loperfido, con appunto le tue immagini, le tue foto? Con Gino siamo già amici da diverso tempo e viene spesso nel nostro studio a farci fotografare i suoi quadri. E un giorno è venuto appunto nel nostro studio e ha portato questo quadro che sta veramente a me. Io mi sono innamorata perdutamente di quest'opera e casualmente il giorno dopo avevo un servizio fotografico. E peraltro con due modelle, e quindi ho detto subito a Gino che avrei voluto riprodurre quell'opera e farci una foto, e così ho fatto. Poi successivamente mi è venuta l'idea di proporre a Gino di fare una mostra che potesse abbinare i suoi quadri alle foto, e quindi ho chiesto anche al collega con cui lavoro e faccio tutti i servizi, che è Flavio Francescangeli, di fare questa cosa insieme a me, perché siamo molto diversi ma nello stesso tempo complementari quando lavoriamo. Quindi lui ha accettato molto volentieri, anche perché anche Flavio è un grande estimatore di Gino Loperfido. E quindi di qui è iniziata questa avventura. Abbiamo ripetuto questa foto con Anna Tammaro, che è la modella che è presente in tutte le opere che abbiamo qui nella mostra dei quadri. Abbiamo rifatto questa, basata sull'opera L'intruso di Gino, con l'unica differenza che nell'opera di Gino c'è anche un terzo volto, che invece io ho escluso, perché ovviamente sono libere interpretazioni, dando risalto alle due donne, che in realtà in questo caso è una rielaborazione, perché è una donna sola vista in due posizioni diverse, quindi sono due foto contrapposte. Questa è la prima, quindi, da cui sei Questa è la prima partita in per... assoluto, Sì. che tra l'altro è stata fatta in una location diversa da quella in cui abbiamo scattato tutte le altre. Le altre sono state scattate alle cascate di Monte Cristina, come nasce la tua passione per la fotografia? Gelato. La mia passione nasce tantissimi, tantissimi anni fa e nasce in camera oscura. Addirittura. Ero molto piccola, avevo 6 anni e vedevo mio padre che sviluppava e stampava le foto in bianco e nero, e quindi mi sono affiancata a lui e affascinata da questa foto che si formava piano piano, e da lì è stato un amore Diciamo a prima vista. un amore a prima vista Dove che poi ho coltivato praticamente tutta la vita. E quindi possiamo vedere, ecco, le tue fotografie, oltre che in questa mostra? Di solito dove lavori, ecco, dove... Noi abbiamo lo studio a Viterbo, in via San Faustino 16, e ci sono esposte foto su tela, tra l'altro, sia mie che del collega Flavio Francescangeli. E poi abbiamo intenzione anche di continuare la collaborazione con Gino e di fare comunque altre mostre. Avevamo già fatto altre mostre in passato, e è una cosa comunque che ci piace, perché ci piace l'idea di dar corpo a un progetto iniziale e quindi anche di divertirci. Anche per questo riguardo è stato un bel gruppo di lavoro formato da diverse persone, anzi cito anche magari la make-up artist di Aurora Suittarmoni, che è stata fondamentale per Le modelle. truccare Anna in base alle nostre indicazioni. Senti, quali sono i tuoi soggetti preferiti? Diciamo che nel corso del tempo sono un po' cambiati, dipende molto dai periodi. In questo periodo mi sto dedicando principalmente alla foto di matrimonio, perché mi dà molte possibilità creative, mi dà la possibilità di concentrarmi non solo sugli sposi, ma anche su soggetti particolari, su invitati, bambini, e quindi è un genere che ho scoperto in realtà da pochi anni, ma che mi sta appassionando molto. Altrimenti a me piace molto la fotografia, quella che oggi viene chiamata la street fotografia di strada, che ultimamente sto coltivando un po' meno. Senti,
Senti, i tuoi prossimi progetti, hai qualche progetto futuro, qualche idea da realizzare nei prossimi mesi? Mi piacerebbe dedicarmi alla fotografia, fare qualcosa di importante sul tema della maternità. Ah, sul tema della maternità. Bene, Sì. come mai questa scelta da donna magari? Sì. Ecco. Poi sei Probabilmente. molto giovane, quindi ecco, magari. Beh, sì. Benissimo, ti ringrazio allora e a Grazie a presto. te, grazie.